Amici sportivi, buonasera da Bruno Conte, bentornati a Tribuna Sport, lo show dello sport, prima puntata del nuovo anno solare 2015, vi ringraziamo per la scelta e naturalmente ci tuffiamo in questa stagione solare, calcistica, che ha visto purtroppo un inizio d'anno non positivo per il Lecce, una beffa finale, ma forse non è stata neanche una beffa, tra poco approfondiremo se è stata una beffa oppure no. Parleremo del Lecce, ma oggi parleremo come sempre facciamo nello show dello sport anche di altro, di moda, di foto e sport, foto nello sport, moda e anche di arte in generale, con gli ospiti che tra un attimo vi presenterò. Complimenti a Canale 8 che è ripartita alla grande in questo 2015, perché da ieri, dal 7 di gennaio, è ripartito, come vi avevamo anticipato, il telegiornale condotto in studio da una redazione che si è ricomposta. Saluto tutti i colleghi della redazione e in primis Flavio De Marco, il nuovo direttore che ha dato il via a questa grande rinascita di Canale 8. Bene, e veniamo a noi, vi presento gli ospiti di questa sera, intanto le due madrine di questa serata, che sono due splendide modelle. Qui sulla mia prossima destra c'è Lavinia Giordano, buonasera Lavinia, benvenuta. Benvenuta, e poi Enrica Frassanito, anche lei modella, oltre che miss e attrice. Buonasera, microfono è ad Enrica. Buonasera a Enrica. Tutti, buonasera. Guarda, modella, miss e attrice, quale delle tre è più... Ma diciamo per ora modella. È più tua, come definizione? Per ora modella, diciamo. Modella, sì. Prima modella, poi... Attrice. Poi attrice e poi miss? Sì. Sei stata eletta anche miss, hai partecipato tra l'altro ad una finale nazionale ad Ascoli Piceno. Sì, Miss Grand Prix. Miss Grand Prix, hai fatto la finale nazionale? Sì, la finale in quel nazionale. Di Ascoli. Sì. Dove abita Mazzone, tu non sai forse chi è Mazzone, no. Ma lui abita lì e chissà che non sia venuto a vederti. Ringraziamo allora e salutiamo, diamo il benvenuto ancora alle due madrine di questa puntata e vi presento gli ospiti. Sulla mia estrema sinistra Pippi Leo, allenatore, abbiamo convocato stasera, abbiamo invitato... Ho usato un bel termine, convocato, mi piace di più. Abbiamo convocato stasera tre tipologie importanti di personaggi del calcio, perché vorremmo capire fino a che punto c'è la crisi e fino a che punto si può sperare di risolverla. E allora, un allenatore come Pippi Leo, buonasera Pippi. Buonasera a te. Un giornalista come Umberto Verri, decano, ancora non lo possiamo chiamare decano perché ci sono altri decani, Umberto. Ce n'è un altro decano, quindi non voglio ancora utilizzare il termine decano. Espertissimo giornalista. Ciao Umberto, come stai? Ciao, buonasera a te e a tutti quanti coloro che ci ascoltano. So che anche tu sei molto deluso, lo so. Tra poco ci sentiamo. Sulla mia destra un medico, io potrei dire... anche sportivo, non sarebbe sbagliato. Lui è un grande otorino, ma è stato anche medico calcistico in squadre di calcio e medico sportivo in squadre di pallavolo della sua città, Squinzano, e lo possiamo a tutti gli effetti definire un medico sportivo. Alfredo Capone, buonasera. Buonasera a tutti, buonasera ai telespettatori. Quanto hai sofferto, Alfredo? Lo so che da hai sofferto. Da 1 a 10, 11. Da 1 a 10, 11. 11 hai sofferto, 11. Un altro sportivo, ma lui di professione, anzi ha due professioni, quella del fotografo di moda e gira l'Italia, e quella di insegnante di materie... scuole superiori di materie turistiche. Di materie turistiche, quindi straordinariamente pertinenti all'eco habitat salentino. Buonasera a tutti e buon anno a tutti. Deni Rizzello, ciao Deni, ciao Deni. Grande tifoso Della Juventus, ma simpatizzante anche del Lecce, naturalmente. Tifoso della Juventus al punto da andare e venire da Torino più di una volta, no? A vedere le partite di Coppa della Juventus. Sì, perché nella casa in cui abitavo a Torino stavo vicino allo stadio olimpico, prima della costruzione dello Juventus Stadium. Certo, quindi stavi di casa a Torino, sì. E quindi chiaramente è nata una grande passione. Sì, perché io lavoro per la Juventus. Quasi 6 anni, quindi... Sei mezzo torinese, un pochino torinese, mezzo torinese, un terzo, sì, torinese. Sono salontino, però. Vabbè, no, un po' torinese sei, sì. No? Hai vissuto lì tanto tempo. Sì, ho seguito la Juventus. È giustificato anche questa passione enorme per la Juventus. Ma ti aspettavi che l'Inter vi fermasse? Io sì, sinceramente me l'aspettavo. Da Mancini sì. Da Mancini te l'aspettavi. Va bene, allora entriamo subito nel merito del nostro approfondimento. Beh, sicuramente chi ha seguito la partita o allo stadio, eravamo circa 4.000, o in televisione attraverso la SportTube della Lega Pro, in quel finale sarà rimasto malissimo. È stato un inizio d'anno rovinato da un errore collettivo della difesa, ma
probabilmente l'errore più grosso l'ha fatto Donida, ha ricevuto quel pallone da Caglioni, aveva 20 metri di campo davanti a sé ed è riuscito a perdere il pallone. Andremo dopo su questo argomento. Prima vorrei sentire da tutti qual è stato il vostro grado di delusione, o l'avete digerita questa delusione, Umberto? L'hai digerita oppure ti è rimasta in gola come... Parlerei di situazione che non è cambiata. Sì. Cioè, al di là, oggi si sta parlando di delusione, di un pareggio raggiunto nell'ultimo momento, di errore di questo e di quell'altro. La verità dei fatti è che il Lecce non ha dato niente di nuovo in questa partita. Io, con una battuta che poi forse a qualcuno non è piaciuto, ho detto soltanto le maglie erano nuove, per il resto non mi è parso di vedere niente, alcuna novità. Certamente non è che si aspettava da mister Pagliari uno stravolgimento completo, ci si aspettava però qualcosa in più. Una battuta che in questo senso proprio racchiude quello che è stato e che poi invece non c'è stato, secondo me, la novità della sera serata, è che quando Moscardelli è venuto in sala stampa gli è stato chiesto: sì, abbiamo visto e fatto qualcosa di buono. Gli è stato chiesto cosa? Beh, c'è un po' di agonismo in più, un po' di maggiore pressione, ma mi pare che insomma sia stata una dichiarazione alquanto inutile, perché è chiaro, se non ci sono queste realtà, se non c'è questa possibilità di fare, cioè naturalmente ad un colpo subito una reazione meno importante, allora è bene che ci si stia tutti quanti a casa a non prendere freddo, così come l'abbiamo preso noi. Io non sono pessimista, guarda, sembrerebbe, non sono pessimista in generale. Guardo però la realtà dei fatti domenica dopo domenica e devo soltanto dire una cosa: che chi si illude di poter arrivare in cima, c'è bisogno che prima di arrivare in cima metta due paia di scarpe, non una solo. Pippi, la prima domanda, intanto stiamo vedendo le immagini, tra poco sentiremo anche il servizio di Francesco Buia sulla partita, state vedendo le immagini e poi commenteremo con più calma dopo, possiamo anzi rientrare in studio, perché vorrei sapere da Pippi Leo qual è stato, tu stavi vedendo la partita, Pippi? Sì. La stai vedendo? Ecco, quanto è stata la delusione, quanto o te l'aspettavi? Insomma, il Lecce con tutti... Sinceramente mi aspettavo qualcosa di più e di diverso. Pensavo che Pagliari, se non lui personalmente, almeno gli addetti ai lavori, avessero illustrato quelle che sono le caratteristiche basilari di questa squadra, no? Quel modulo, dico senza peli sulla lingua, non mi convince. Non è il modulo che possa fare... Il 4-4-2? Certamente, non spiego anche il perché. 4-4-2 è un modulo prettamente difensivo, squadra compatta, aggressiva, che vive di tatticismo, che vive di cambi di posizione, di pressing, di velocità. Non sono le caratteristiche dei giocatori del Lecce. I giocatori del Lecce sono stati presi e ci hanno onestamente un tasso tecnico medio superiore a quelli delle altre squadre. Vogliono e praticano, hanno sempre fatto un gioco più manovrato, più tecnico, più partecipativo, non certamente un gioco aggressivo, un gioco fondato sul pressing, sulla velocità, sui cambi di posizione. Anche nei giorni scorsi ho sentito letture tattiche di questa partita, no? Che non, secondo me non trovano riscontro in quelle che sono le qualità di base del Lecce. Lecce non può giocare, infatti noi diciamo di Donida, certamente non ha fatto una prestazione eccellente, però spiegatemi quando Diumba è andato a raddoppiare sulla fascia esterna per aiutarlo, quando lui ha stretto la difesa perché così erano gli ordini, che è andato a chiudere all'esterno. È vero, ha commesso degli errori, ma lui non è un difensore, lui è uno laterale propositivo, tecnico, che non riesce ad esprimersi. Dall'altra parte c'è sacrificato anche Lopez, lui stesso non è un difensore, un marcatore, ma è un uomo di fascia, un uomo che vuole attaccare più che difendere. I due centrocampisti centrali non sono due cime di aggressività, di marcature, di cose. Come se c'è Cilotto. E poi, se andiamo in avanti, lo stesso ragazzo di Callipoli,
non è l'esterno, l'esterno, cioè una mezzala fondamentalmente, per cui il gioco è appiattito, non ha permesso l'espressione tecnica, la, un po' di vivacità che in altre partite si è vista. La squadra era appiattita anche per questo, perché non, non è una squadra che possa seguire questo modulo, secondo me. Con i giocatori, quindi, che c'è. Il modulo non era quello giusto. Naturalmente Pagliari era arrivato da pochi giorni e in conferenza stampa ha detto: devo avere un attimo il tempo anche di capire meglio certe cose del, del, dell'organico che ho a disposizione e poi prenderò delle decisioni. Vediamo invece come l'ha vissuto il finale, il risultato finale, Alfredo Capone. Il risultato finale è stato una sorpresa soltanto perché finale, nel senso che a quel punto la partita di dritta o di sguescio era vinta. Certo. È stata una sorpresa solo per questo. Per quanto concerne il risultato finale, visto nel complesso della partita, non è una sorpresa. Nel senso che a noi è andata molto bene, perché una squadra 11 contro 10 che non ha possesso palla, non, in, non, non lotta, non c'è stata grinta, non c'è stato nulla, che fa un 3-3 in Lecce in 11 contro 10, Lecce in 11, loro in 10, solo apparentemente in 11, perché noi eravamo apparentemente certo. in 11, adesso, infatti... erano le maglie 11 in campo, beh, allora non c'è nessuna sorpresa. Il pareggio e il Vigo della Venezia quantomeno l'ha meritato, perché il Lecce si è dimostrato privo di grinta, con gravissime carenze caratteriali, certo. tecniche insomma, e insomma. Fisiche, perché io mi chiedo anche a livello fisico cosa ci sia, da medico, essendo stato in squadre professioniste, insomma, probabilmente non dico si è sbagliato, o, forse, o la preparazione atletica è fissata su un periodo diverso da quello attuale, se no a livello atletico non c'è nulla. È infatti, vero, è vero questo, infatti, il discorso di livello atletico quello, è vero. Quello mi permetto di dire, ma non è una critica che ha fatto per l'azione, attenzione, non mi permetterei mai. Però effettivamente quello che mi sembra di vedere in Dumbia, per esempio in Lopez, che sono le più grandi delusioni però del nostro posso, Lecce, sono quelle della, del giocatore questa, che non ce la fa, che non dico, ce la fa fisicamente. Io dico il mio parere su questo fatto, sono in parte... convinto di quello io che... Io parlo da medico, attenzione, sì, parlo no. dal punto io dico che il male del Lecce è mentale. Ma infatti ho parlato di gravi carenze al di là tecniche di quello che può rendere sul piano atletico sì. Dumbia, può rendere Lopez, perché evidentemente... Le carenze ci sono tutte. No, vuol dire, è un fatto mentale, perché un giocatore che, come alla fine sì. abbiamo visto, da libertà assoluta che ha, si permette... a un minuto dalla fine di dribblare l'avversario per andare a fare che cosa, ecco, questo è mentalmente un giocatore allora, permetto, che non è nella partita, è fuori partita. Umberto, di fare una puntualizzazione, io ho parlato di gravi carenze tecniche, fisiche e di gravi carenze caratteriali. Allora, mi permetto di portare un esempio. Vabbè, le carenze tecniche le posso giudicare da tifoso, un tifoso rimane quantomeno esterrefatto, quantomeno sui gol espressi, decisamente esterrefatto da questo punto di vista. Da quanto vista, dal punto di vista caratteriale non solo è evidente, ma è di oggi una conferenza stampa di Papini che fa, che è uno dei cardini, una dichiarazione gravissima sì. in cui, perché è gravissima per me di certo. in cui dice si è perso spirito di squadra sì, quanto riguarda la fisica interrompo subito sì, sì, sì. quando eravamo all'Aglianese, al Vistoiese, noi avevamo, per quanto fosse piccola realtà rispetto a Lecce, c'era la programmazione della la propagazione fisica in base ai periodi, perché sapevamo non ci poteva durare sempre un atleta. In quel caso, secondo me, i conti che sono stati fatti, tra virgolette, è un'idea che può essere sbagliata, che la preparazione fisica fosse calante in questo periodo in cui c'erano 5-6 partite apparentemente accessibili, in cui il Lecce avrebbe dovuto sopperire con la tecnica e con il carattere. Nel momento in cui sono mancati tecnica e carattere, questo non è successo. Non è un caso, due anni fa l'Erda ebbe il calo nello stesso, nello stesso periodo. Scusate un attimo, vi ridò la parola, vorrei solo dire, per ricordare e sottolineare ancora quello che ha detto Capone, che Papini oggi ha fatto la conferenza stampa, pur non avendo lui giocato, per squalifica, rientrerà contro la Lupa Roma domenica, ha detto abbiamo perso lo spirito di squadra, da alcune partite non abbiamo più lo spirito di squadra. È gravissimo. Questa, il vicecapitano che dice questo è gravissimo. Questa è dichiarazione... Ma questa si collima, collima con un'altra dichiarazione che è stata fatta da Sagilotto all'arrivo di Pagliari, quando ha detto Sagilotto adesso tocca a noi.
Che sì. cosa significa? Perché prima non doveva toccare a loro. Certo. Non ho capito, queste, ecco, queste differenziazioni non le comprendo proprio. No, infatti. Sono cose. Sentiamo, sentiamo Pippi sullo spirito di squadra, forse voleva aggiungere. Trovo dei riscontri e sono d'accordo col dottore e in parte anche con Umberto, però il discorso preparazione fisica è legato prettamente all'Erda. Sì, all'Erda. È inutile nascondercelo, lavora sulla velocità e dicembre-gennaio la squadra subisce dei cali paurosi. Per ciò che riguarda, che d'altronde stanno dimostrando pure adesso, insomma, che non ci sono sotto l'aspetto della tenuta, no, della resistenza, eccetera. Per ciò che riguarda la mentalità, caro Umberto, no? Perché da più parti, anche in questo periodo, viene fuori sempre questo spettro della mancanza di carattere, della mancanza di personalità, della mancanza, come ha detto lo stesso Miccoli, di mentalità. Attenzione, se una squadra non ha carattere, non ha personalità, caro Umberto, non va a stravincere a Salerno, non va a stravincere... Fammi concludere. Sì, sì, beh. Partendo da situazioni difficili, anche di svantaggio. Queste sono due chiare dimostrazioni che la squadra il carattere ce l'ha. Potete dirmi, e sono d'accordo, che viene a mancare motivazione, o che viene a mancare compattezza, che viene a mancare spirito di squadra, ma questo è un altro discorso e bisogna vedere le cause, caro Bruno. Vittoria tutti gli anni, tutti gli anni, concludo, tutti gli anni di questo periodo viene fuori l'esplosione dello spogliatoio. Periodo Giacomo Mazzi, Toma, quest'anno Scevanton, eccetera eccetera. Io devo dire che Antonio Tesoro è stato bravo tutti gli anni, nonostante la sua giovane età, ad allestire delle squadre competitive, delle formazioni competitive. Ma è la gestione dello spogliatoio, è la gestione del rapporto giocatori, società, pubblico ed allenatore che non quadra. Non si può demandare, lasciare tutta questa autorità all'allenatore, perché l'allenatore poi, non ci dimentichiamo che sia l'allenatore che i giocatori sono degli animali egoisti che vogliono fare tutto da sé. L'esplosione di questa situazione, e concludo e mi fermo, sta nelle dichiarazioni, lasciatemi dire, degradanti di Miccoli, che dice: da un mese non parlo con l'allenatore. La Maria è gravissima, concordo. Cioè, dire da un mese, e la società in tutto questo periodo dov'è che è stata? L'assenza di un team manager, cosa, di qualcuno facesse praticamente. Cos'è che ha fatto? Sono spiegato. Benissimo, allora, Deni Rizzello sulla situazione e sulla partita. L'allenatore dovrà lavorare molto sulla fase difensiva, perché sono stati presi gol pazzeschi. Sì. Dire pazzeschi via... dire anche poco, cioè roba... Sì, per via centrali non si può prendere un roba gol da, roba da terza categoria, perché insomma, il reparto attacco è uno dei migliori della prima divisione. Roba da terza categoria quei gol, sì. E allora, io una cosa che vorrei sottolineare è che il Lecce ha giocato la prima partita con Pagliari, ha cambiato modulo Pagliari, ha giocato, sì, con 4-4-2, tutti volevano le due punte, le ha messe, hanno funzionato, perché insomma molti hanno detto, caro Umberto, che il Lecce è stato in superiorità numerica per buona parte della partita. Tutto un tempo. Ma solo numerica, perché effettivamente il Lecce era in inferiorità numerica. Noi perché tre giocatori del Lecce, tre giocatori, e faccio i nomi, signori, perché qui sì, non ci nascondiamo certo, Gomez, Donida, Carrozza, non c'era. Sì, perché scusa, aggiungi Lopez e cosa ha fatto? Non c'era. Aggiungi Dobbiago, cosa ha fatto? Ma anche Lopez e Dobbiago, allora dobbiamo dire anche Lopez. Sacilotto cosa ha fatto? Dai, anche Sacilotto. Però Sacilotto almeno ha provato a mettere ma voglio dire, non dobbiamo pallone, ecco, sì, no, qualche pallone l'hanno toccato, sì, sì, questi qua. Ecco, Dumbia quando è stato spostato a sinistra, due rapide discese le ha fatte, è arrivato sotto la porta. Sono stati degli errori individuali, portando la palla, non so se convenire. Giocando a destra, Dumbia non ha toccato palla. Cioè, anche una volta, ancora. Ecco, questo non ho compreso. Questo non ho compreso, perché l'esperienza una volta, però, del Dumbia a destra non era. Allora era inferiorità numerica, non era superiorità numerica. No. Sì, dobbiamo soltanto capire come mai questi giocatori in campo fanno i fantasmi. E questo il problema è questo. Non ci Io sono voglio rispondere invece al mister quando dice che il carattere.
A mio giudizio, e credo che sia questa la logica di quanto è accaduto, tanto a Salerno quanto a Benevento, sono state le invenzioni dei gnosti, dei singoli, che sono veramente artisti in certi momenti, certo, che hanno qualità eccezionali rispetto agli altri a ribaltare situazioni. Tu pensi che soltanto in questa circostanza siamo stati capaci di ribaltare un risultato? In altre situazioni non siamo mai riusciti a... abbiamo ribaltato il risultato col Melfi, però attenzione. Però vabbè, secondo me il limite è un altro. Io parlo da tifoso in questo momento. E però, quindi con tutti gli errori che un tifoso può, per quanto lucido e non ultras, possa commettere. E io che salgo, che vengo, faccio l'abbonamento, salgo sugli spalti, la famosa maglia sudata la vorrei vedere. Abbiamo fatto dei nomi di giocatori. Donida, diciamocela tutta, gli errori sono secondo me per due motivi. Uno, gravi carenze tecniche per stare nel Lecce, magari un'altra squadra di Lega Pro ci può anche stare, e probabilmente la maglia del Lecce per lui, giovanissimo, ma anche di prospettiva, non metto in dubbio, è troppo pesante. Gomez secondo me è troppo lento per il tipo di campionato che è la Lega Pro. Per quanto riguarda Carrozza, non è mai arrivato a Lecce Carrozza. Per quanto riguarda Dudu e Lopez, credo che siano i gemelli, che gli altri due sono rimasti, uno a Parigi e l'altro in Paraguay, perché Lopez e Dudu non sono mai arrivati. Dudu ha un unico momento di splendore. Dovremmo capire il motivo per cui queste straordinarie faglianze. Tra un attimo mandiamo il servizio, la regia può prepararlo, il servizio di Francesco Buglia. Vorrei un attimo coinvolgere, mentre parlavamo di tutta questa terribile questione, terribile tra virgolette ovviamente, vi hanno fatto dei primi piani straordinari, li avete percepiti, li avete visti, Lavinia? Senti, col calcio invece non volete avere nulla a che spartire voi, no? Se non sbaglio. Assolutamente, io il mio sport preferito va bene quello. Il tuo sport preferito? Sì. Ecco, sì. Perché? Perché Lavinia è una ballerina di pole dance. Esatto. Pole dance. Sì. Ecco, vogliamo brevissimamente spiegare cos'è la pole dance, Lavinia? Certamente. Allora, la pole dance è una disciplina sportiva ed è un mix tra la ginnastica e la danza. Tutto ciò è effettuato ad un palo di acciaio. Ecco. Quindi tutti i movimenti e le prese di questa danza, di questa disciplina, vengono effettuati attraverso l'aderenza della pelle al palo. Al palo. E in cosa si differenzia, se si differenzia dalla lap dance? C'è un'enorme differenza, perché la lap dance è un ballo erotico, certo, mentre la pole dance è una vera e propria espressione artistica. Certo. Sì. Quindi da una parte c'è l'erotismo, sì, lap dance, dall'altra c'è l'arte. C'è l'arte e la sensualità. Della pole dance. Sì, sì, sì. È più godibile quale? La pole dance, assolutamente. Ah, sì. Assolutamente sì. Quindi abbiamo una ballerina di pole dance per la prima volta forse sugli schermi della Puglia. Sentiamo Enrica invece, che oltre ad essere aver disputato una finale nazionale, sì, ad Ascoli Piceno, e aver vinto un concorso anche di bellezza recentemente, sì, proprio recentemente, quindi sei miss a tutti gli effetti, sì, è anche una modella e anche un'attrice. Sì. Sì, diciamo sono figlia d'arte, dai. Figlia d'arte. Sì. Beh, tu hai, ecco appunto, l'hai voluto dire figlia d'arte, io adesso devo... Tu sei figlia d'arte perché hai un papà artista, sì, conosciutissimo, sì, lo vuoi dire tu chi è? Sì, mio padre è Piero Ciacchi. Piero Ciacchi che è uno dei comici cabarettisti più importanti, insomma, di tutta la Puglia. Sì. E che effetto ti fa? O come si vive con un papà artista che vuole forse che tu faccia l'artista, o sei tu che vuoi farlo? No, diciamo che sono io che voglio farlo, perché comunque io ho seguito papà sin da piccola. Mio padre nasce come attore teatrale, ha fatto diverse recite teatrali, poi ha continuato come barzellettiere e poi alla fine come cabarettista, sì, scrivendo così monologhi insieme al fratello. E... lo salutiamo Piero, Piero Ciacchi lo salutiamo, perché più di una volta, sì, lo abbiamo visto all'opera, sul palco, è assolutamente irresistibile. Allora... sì, e da lì è nata, diciamo, la mia passione. Vivere con papà è bello, solo che comunque papà non è sempre comico anche nella vita privata, certo, anzi è abbastanza severo, Poi comunque soprattutto con una figlia femmina, abbastanza geloso, come tutti i papà ovviamente.
Però comunque è un bravo papà. Allora, un aspetto scolastico invece che fuoriesce un po' dalla vostra attività artistica. Tu sei iscritta a Bari? Sì, sì, frequento la facoltà di scienze della formazione primaria a Bari, primo anno. Scienze della formazione primaria a Bari, mentre lei è già laureata. Tu sei laureata in... Sì, ho una laurea in scienze politiche. Scienze politiche. Sì, che purtroppo ho accantonato, quindi ho un bellissimo quadro in cucina, ecco. Hai un quadro con la laurea in cucina? Sì, non per volontà mia, ovviamente. Ho capito, sì, scienze politiche. Dove l'hai fatto? In quale sede universitaria? Sì, a Lecce. A Lecce, hai studiato a Lecce, va bene. Allora, servizio di Francesco Buia sulla partita e poi commentiamo tante altre cose che riguardano il Lecce. Ahimè, prego, vediamo il servizio. Non sono bastate alcune individualità per far brillare la prima di Pagliari sulla panchina dei giallorossi nella sfida di ieri sera contro la Vigor Lamezia. Sul Lecce il buio incombe già al secondo minuto quando Del Sante con imbarazzante facilità supera la retroguardia salentina e il portiere Caglioni. Miccoli cerca il pareggio 10 minuti più tardi, ma il primo tempo del Lecce è caratterizzato da un gioco frammentato, la squadra non sembra organizzata, sicché Pagliari si agita in panchina e i tifosi chiedono rinforzi alla dirigenza. Verso la mezz'ora Caglioni prima nega la gloria a Catalano e subito dopo deve deviare in angolo un tiro di Del Sante che calcia indisturbato. Il Lecce non è quello che ci si aspettava dopo tre sconfitte consecutive, ma sfiora il pareggio. Ci pensa Miccoli al 33esimo minuto a creare il pericolo alla porta difesa da Rosti. Il fantasista salentino segna 5 minuti più tardi, ricordando che il suo piede non è da Lega Pro e allontana lo spettro dell'ennesima figuraccia. Il capitano si intende con Moscardelli, ma il raddoppio sfuma. Puntuale invece il cartellino rosso per il bianco-verde Puccio per un fallo su Moscardelli. Ma nonostante la superiorità numerica, il Lecce non riesce a vincere. Nel secondo tempo Pagliari manda in campo Lepore per Carrozza e il duomo entrato si fa subito notare impegnando Rosti. L'estremo difensore respinge l'assalto ma nulla può due minuti più tardi al 62esimo quando Lepore stoppa, avanza e spara in rete. Appena il tempo di illudersi che il Lecce abbia mutato volto rispetto ai primi 45 minuti e la Vigor Lamezia in 10 uomini pareggia con Malerba che sfugge a Donida e realizza facilmente. Un minuto dopo al 67esimo Moscardelli ricorda che tra i bravi del Lecce c'è pure lui, ma a due minuti dalla fine del tempo regolamentare Donida rammenta alla platea che l'efficienza di pochi non è sufficiente a rilanciare il Lecce. Il terzino giallorosso sbaglia clamorosamente, la difesa è colta dal sonno e Caglioni da solo non può evitare il gol che Eld realizza. I salentini continuano a stentare contro avversarie meno blasonate e non approfittano ancora una volta dello stop della capolista salernitana. Accidenti, per l'ennesima volta il Lecce non ne ha approfittato dello stop di chi sta davanti, anche stavolta è andata male. A rivedere quei gol ti viene una rabbia, Pippi, hai visto le lacune difensive pazzesche? Oggi si sofferma troppo sugli episodi, no? Sulle conclusioni, eccetera, che anche nel primo tempo non è che il Vigor Lamezia non abbia avuto un paio di possibilità di andare in gol. Cioè, qua bisogna vedere, secondo me, la partita nella sua sostanzialità e non negli episodi e nel tiro. Da una parte e dall'altra, in difesa, e sulle marcature, e sui raddoppi, no? E anche sui tegli le hanno lasciato molto desiderare. Moscardelli ha avuto tanta di quella libertà, sia nel gol che ha fatto, che anche successivamente. Lo stesso Miccoli ha avuto la libertà in area, e forse ha mancato anche di un pizzico di rapidità che una volta aveva. Lasciamo stare che poi i colpi ce l'ha sempre. No? Discorso un altro, Bruno. È il modo come il Lecce ha cercato di recitare e di affrontare questa partita. Lecce non c'era, diciamoci la verità. Sì, Lecce non c'era. Vabbè, su questa dichiarazione ci fermiamo un attimo, c'è la pubblicità, poi riprendiamo con Umberto Verri. Tra un attimo, non cambiate canale, a tra poco.